Siamo a Torre Maggiore, dove ufficialmente si è istituito il gemellaggio tra le città di Torre Maggiore e Melfi in Basilicata. Poco fa noi abbiamo intervistato i rappresentanti di questo gemellaggio. Presidente, oggi voi siete venuti nella nostra città, come l'ha vista? Partecipo davvero con piacere a questa iniziativa messa in campo dall'Istituto Berardinitti di Melfi e dall'Istituto Comprensivo Pietro Nenni, una bella iniziativa in nome della musica e di Federico II. Le nostre città sono città federiciane, a Melfi Federico II ha vissuto momenti importanti con le costituzioni di Federico II e le costituzioni melfitane, e qui invece completa, diciamo, il suo percorso di vita, e penso possa essere un momento importante per le nostre città, per valorizzare le nostre tradizioni e anche per costruire un percorso comune per il futuro. Preside, cosa ne pensa di questo evento? E con questo evento cerchiamo di costruire un rapporto stabile con la città di Melfi. Abbiamo iniziato dagli istituti comprensivi, per poi sperare in una collaborazione tra le amministrazioni comunali. La nostra visione, come scuola è quella di creare una rete delle scuole, delle terre federiciane e quindi corrispondentemente speriamo che poi questo seme germogli anche, con una rete dei comuni delle terre federiciane, una rete che, in Italia non esiste nonostante il grande, debito che ha, la nostra nazione nei confronti, di questa grandissima figura storica. Assessore, questo evento è importantissimo, dove vengono da Melfi i ragazzi della scuola Berardi Nitti, cosa ne pensa? Beh, penso che per noi è un arricchimento. Come amministrazione siamo felicissimi di accogliere oggi gli studenti della città di Melfi, di accogliere la rappresentanza dell'amministrazione comunale e soprattutto di assistere a quello che è un bellissimo spettacolo musicale dove dietro davvero c'è l'impegno dei docenti, della dirigente scolastica e soprattutto degli studenti dell'Istituto Comprensivo di Melfi. Siamo felicissimi oggi di aver affiancato le due realtà scolastiche in questo ulteriore percorso formativo e ci auguriamo che ci sia ancora tanto tanto altro da poter affiancare e a cui poter contribuire. Una giornata importantissima. Come ha visto la scuola Nenni? Una scuola molto accogliente, io sono insegnante di strumento musicale della scuola media Berardi, un'accoglienza meravigliosa. La cosa bella è che vediamo questi ragazzi, questi 100 e più ragazzi che suonano insieme un brano che non hanno mai provato, insomma, prima d'ora. E quindi è bello vedere ragazzi che producono un unico brano con tutta la loro enfasi, la loro, insomma, voglia di suonare e di stare insieme. Da chi è nata l'idea di creare questo gemellaggio sia culturale che musicale tra queste due città? Dunque, la collaborazione è nata grazie al nostro gancio, una vostra concittadina, la professoressa Angela Trematore, la nostra professoressa di strumento musicale, di pianoforte. È nata questa bellissima idea sin da ottobre, abbiamo cominciato a lavorare dall'idea, grazie al preside dell'Istituto Nenni di Torre Maggiore che ha accolto con entusiasmo e partecipazione l'iniziativa. L'abbiamo portata avanti, l'abbiamo sviluppata e dunque è stato un connubio importantissimo, una crescita veramente importante per i ragazzi, un messaggio educativo sicuramente notevole per i ragazzi e nella nuova didattica, quella per competenze, è sicuramente importante lo sviluppo delle competenze per questi ragazzi, perciò non l'obiettivo, bensì le competenze civili, sociali e dunque lo stare insieme, ma anche la condivisione e poi naturalmente la crescita, perché insieme sicuramente c'è una crescita da parte dei ragazzi.
ragazzi ma anche di noi docenti, perciò è stata un'esperienza bellissima, l'accoglienza è stata meravigliosa e Torre Maggiore è una bellissima città che ci ha accolti con tanto tanto calore, perciò speriamo di poterci ancora incontrare, perché poi abbiamo ovviamente uno stupor mundi che ci unisce, perciò di portare avanti anche a livello di amministrazione questo gemellaggio. Grazie. Ora nella chiesa Spirito Santo di Torre Maggiore verrà fatto un concerto delle due orchestre e dei due istituti comprensivi nella città. Dunque Radio Torre è stata invitata e noi siamo qui. Si è svolto presso la chiesa Spirito Santo del quartiere San Matteo di Torre Maggiore il concerto per omaggiare Federico II in occasione del gemellaggio culturale e musicale tra i due istituti comprensivi, tra l'istituto Via Pietronelli di Torre Maggiore e l'istituto Berardinetti di Melfi. Melfi e Torre Maggiore sono due città federiciane perché a Melfi Federico II emanò nel Regno di Sicilia intorno al 200 le costituzioni melfitane, mentre a Torre Maggiore Federico II morì a Castelfiorentino a pochi chilometri dalla città. Nel giorno 16 maggio i ragazzi della terza media dell'istituto comprensivo Nenni ha visitato il centro storico di Melfi, il castello che risale al periodo normanno, per poi la serata fare un concerto nel Duomo di Santa Maria Assunta insieme ai ragazzi della Berardinetti.